Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dalla autorità giudiziaria articolo 21 della Costituzione. Bentrovati, bentrovati. Trasmetto questo messaggio attraverso il mio canale YouTube, che è soltanto un aspetto social della mia ampia attività di giornalista di youtuber, di blogger, di conduttore, di opinionista, di opinion leader, di editore, perché sono editore dell'emittente televisiva Canale 5TV punto it basta fare delle verifiche sono costretto ahimè a dover replicare non tanto alla rispettabile trasmissione effettuata da Nicola Iavarone e da Iolanda Molinaro, per i quali non entro in nessun dettaglio, non mi interessa. Voglio premettere che in questi giorni, sono passati sei giorni, ho ricevuto tantissime comunicazioni, attraverso Messenger, attraverso i cellulari, di persona e per telefono. Di tante persone che, a ragione o non ha ragione, hanno avuto a che fare sia con Iavarone sia con Molinaro, ma non mi interessa. Ho già comunicato a uno per uno loro che non mi interessa. Se loro hanno avuto a che fare con queste rispettabili persone, sono fatti loro. A me non interessa. Voglio premettere che avevo dimenticato di un articolo fatto nel 2017 su Yavarone, ma me lo hanno ricordato proprio alcuni studenti. Della, della scuola in oggetto e presi posizioni, io non lo ricordavo, a posteriori ho collegato e ho capito anche perché probabilmente Iavarone ha opposto di niego alla mia presenza il giorno 18 maggio. 2023, mentre nella scuola dove egli è dirigente scolastico si stava celebrando un importante momento che rappresenta una crescita sostanziale non solo per gli studenti che ne hanno beneficiato, ma anche credo per la scuola e per la società civile. Per cui i fini del momento, della giornata, sono totalmente da considerarsi eccellenti. Ci mancherebbe altro. Noi volevamo riportarlo a tutto questo. Ma ci siamo trovati di fronte ad un diniego perentorio da parte del Yamarone. Naturalmente ho guardato il filmato, devo dire, molto approssimativo dal punto di vista tecnico, che è stato fornito. D'altra parte, non tutti i mezzi di comunicazione hanno la bontà tecnica, però va rispettato ogni atto di libertà a tutti i livelli. Innanzitutto, con testimonianze varie, posso dirvi che non c'è stato nessun, nessun caos. nessun caos davanti alla scuola. C'è stata una discussione, non soltanto da parte mia, anche da parte di altri colleghi lì presenti, soprattutto Nicola Salati della città che è un autorevolissimo rappresentante dell'informazione, fra l'altro lavora per un autorevole giornale che ha già sanzionato intellettualmente tutto quello che si è verificato. Premetto col dire che mi sono presentato dicendo sono di canale5tv.it al personale ATA a Yavarone e successivamente a Molinaro. Sono di canale5tv. Avrei potuto dire sono di Agropoli News, sono di carciogol.it di cui sono direttore, di tuttojuve.net di cui sono direttore. Collaboro con tantissime testate ed ero lì per almeno quattro televisioni del nord Italia, le quali saputo dell'importante evento mi hanno chiesto di scrivere loro e di fare un commento audio per loro che naturalmente non ho potuto fare caso strano non mi è stato chiesto dalle tv locali per i quali io collaboro. Ma è soltanto una scelta editoriale, una scelta eh, basata su quelli che sono gli argomenti in scaletta. Mica io, al momento in cui sono arrivato lì davanti, potevo dire tutto questo ho detto sono di canale 5TV.it di cui sono il direttore, il responsabile tecnico e l'editore. Quando si dice che io davanti alla scuola ho detto e non mi sono presentato, non è vero, non è assolutamente vero. Naturalmente i miei chiarimenti sono stati riportati su Agropoli News perché se il mio scritto, che può essere con una prosa deficiente, può essere con una prosa approssimativa, viene screditato da Iavarone come un vaniloquio. Io sono un po' ignorante, sono andato a vedere pure che significa vanilogia sul vocabolario e francamente mi sembra una parola gettata nella mischia per fare clamore. Il preside ha affermato giornata di festa che Vessicchio è riuscito a turbare. Assolutamente non è vero. Non c'è stato nessun turbamento a nessun livello. Non è successo praticamente nulla. Il preside afferma, in maniera, devo dire, abbastanza inventata, giornata di festa che Vessicchio è riuscito a turbare. Poi dire che io avrei dovuto cacciare un documento e un distintivo perché non mi è stato chiesto. In primo luogo. Non me l'hanno chiesto perché avrebbero avuto quello che volevano. In secondo luogo, come loro giustamente hanno detto, la manifestazione era stata concessa in esclusiva a pagamento. A Info Cilento e purtroppo dicono un'altra inesattezza quando affermano che io non avevo chiesto l'accredito sbagliato. Ho chiamato la sera prima ad Ernesto Rocco, direttore di Infocilento, che aveva l'esclusiva, e che curava i rapporti con la stampa, tanto è vero che quando tra di loro davanti alla scuola si palleggiavano la cosa, dicevano che Infocilento nella trattativa di concessione dell'esclusiva doveva curare i rapporti con la stampa. E io ho chiamato Infocilento il direttore Ernesto Rocco, il quale mi ha autorizzato e quando Iavarone e Molinaro hanno chiamato Ernesto Rocco lì davanti. Ernesto Rocco ha confermato: Sì, mi ha telefonato Vessicchio e ho detto a Vessicchio che era disponibile l'ingresso. Detto questo, Iavarone eh, ha detto: Allora non farete nemmeno voi le riprese. Sono queste testuali parole che. Ernesto Rocco può confermare. A quel punto io ho detto a Ernesto, allora Ernesto, se mi passi delle immagini, perché se Iavarone sostiene questo, e invece a ah, Ernesto Rocco è stato proibito anche di dare le immagini per altre emittenti, non certo per emittenti di, del Cilento o della provincia di Salerno. Erano destinate ad altri emittenti perché la serietà dell'evento ha richiamato l'attenzione della stampa e come ha richiamato l'attenzione della stampa? Basta fare su Google l'argomento e escono articoli fatti dalla città, dal Mattino, da Agropoli News, da Info Cilento. Bastava andare davanti all'istituto all scolastico, quella mattina c'era una bella locandina dove sotto non c'era scritto per invito, come invece sostengono loro. Il per invito è stata una trovata di circostanza. Io conosco il fine per il quale Iavarone e la Molinaro. Hanno impedito l'ingresso dei giornalisti. Io lo conosco il motivo. Ma non voglio fare chiazzate. Io non metto in piazza determinate pettegolezze, che naturalmente nemmeno i diretti interessati hanno messo in piazza. Ma sono io che non mi piace di mettere in piazza. Determinati, pettegolezzi. Il preside afferma: non ho, non ho invitato né preteso di entrare, ho solo fatto notare che ehm, si sta facendo una forzatura. Questo lo, lo dico io, cioè, io non ho inveito né preteso di entrare, come invece il preside dice. Il preside sosteneva che io pretendevo di, ho chiesto di entrare, non preteso, è diverso non ho fatto nessuna forzatura e non l'ho chiamato fascista né a lui né alla Molinà ho detto sono atteggiamenti fascisti che è ben diverso però nella foca generale hanno detto così ci sono per questo delle persone che erano presenti lì e possono dirle allora Prima di continuare, sapete che cosa mi ha fatto specie? Io voglio capire la difesa del preside, del, dell'insegnante Molinaro, le quali erano orientate loro, per loro arbitrio, a non voler far entrare la stampa. Ma io non capisco. Per quale motivo il loro atteggiamento è sempre orientato verso l'intimidazione giudiziaria? Basta che gli stessi si ascoltano e ogni volta pensano sempre ad eventuali querele, ad eventuali eh, ricorsi alla magistratura. Se dobbiamo scomodare la magistratura, per questo scomodiamola pure. Io ci sto. Ma la mia non è una intimidazione giudiziaria, è soltanto una difesa. Perché loro ogni volta che parlano fanno sempre capire a un certo punto il preside lo dice, qui nessuno è andato a rubare, qui nessuno ha commesso un omicidio. Ci sono dei fatti regolari per i quali credo che sia Iavarone sia Molinaro dovrebbero fare un passo indietro con un piccolo esame di coscienza perché ormai la manifestazione si è fatta ormai la scuola la bella figura l'ha fatta secondo me ma sicuramente si è venuto meno all'articolo 21 della Costituzione che è un principio per il quale io mi batto come mi batto per l'espressione di libertà di Iavarone e di Molinaro. Perché sono i principi costituzionali che devono emergere, non però, attenzione, storditi da menzogne, non è il caso dei due protagonisti. Quando vi ho detto sul... che loro parlano di un evento ad invito, vi ho già chiarito tutta la situazione. Presidente, ma quando è stato con Gravagnolo, credo che Gravagnolo abbia spiegato l'articolo 21 della Costituzione, o forse quel giorno era un po' assente. Non lo so, non lo so proprio. Quindi la giornata di festa vi è stata, vi è stata regolarmente e vi è stata anche la coda alla giornata di festa. Da un lato il mio articolo che è dovuto purtroppo scivolare su quello che si era verificato prima della manifestazione non potendo io raccontare la bella iniziativa interna ho dovuto raccontare un altro fatto che molti di voi hanno letto e eh, pazienza se poi nel fatto raccontato ci sono delle verità. Quando Iavarone sostiene, ma anche Molinaro, che assolutamente va tutelata l'esigenza di privacy degli studenti affermano una cosa sacrosanta. Affermano il giusto. Ma nessuno ha messo in discussione questo. Quando mi si viene chiesto apertamente da Iavarone: si fermi qui sulle scale e aspetti per fare le interviste e io gli spiego. Non devo fare le interviste, non sono qua per fare le interviste, ero lì per raccontare un fatto, perché per le, io per la verità l'unica intervista che avrei voluto fare è sentire il procuratore capo che ritengo di gran lunga interessante, anche perché avevo già accordato un'intervista con il presidente Gravina ad Agropoli la sera, quindi non mi interessava farla lì, assolutamente. Il procuratore capo invece, Ricci, che ritengo essere al di sopra di Gravina, e certo avrei voluto porgli qualche domanda, sicuramente fuori dalla scuola, prima che entrasse, non certo all'interno dove sapevo perché avevo preso accordi con eh, il vocilento che non era possibile. Tutto questo non ci è lasciato spiegare, non ci è stato fatto spiegare. Anche il collega Nicola Salane, che lavorava per la città e stava lì davanti, avrebbe dovuto riportare il fatto. Avrebbe dovuto concederlo a delle agenzie, come lo stesso io, ero lì per delle agenzie lavorare. Quindi hanno alzato un polverone inutile, che si è ritorto contro. Gli si è ritorto contro perché hanno, diciamo, fatto venire meno un principio costituzionale che è l'articolo 21 della Costituzione, che non può e non deve rispettarlo solo chi è iscritto all'albo dei giornalisti o viceversa. Io non sono più iscritto all'albo dei giornalisti, ma questo non mi è, eh, impedisce di esprimere il mio pensiero, lo dice la legge, la, eh, pardon, la Costituzione. Perché l'ordine dei giornalisti è soltanto un ordine, fra l'altro un ordine non disciplinato come l'ordine degli architetti piuttosto che quello degli avvocati, piuttosto che quello dei commercialisti. Perché l'articolo 21 della Costituzione, l'ordine dei giornalisti esiste soltanto in Italia. Questo è giusto per chiarire, no? La libertà. dell'espressione, che viene naturalmente condannata se è diffamatoria. E lo dice la legge, è semplicissimo, sono poche, poche righe, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Più chiaro di così. Nel suo racconto, perché poi il preside e la Molinaro hanno voluto, come dicevo, in maniera rispettabile, prendere la parola attraverso un mezzo di comunicazione. Tirare in ballo altri episodi avvenuti che non c'entravano proprio nella vicenda, non tanto la Polidaro, non è stata lei a tirare in ballo, ma il eh, Giavarone, tirato in ballo una situazione di una collega che nella fattispecie non c'entrava niente, totalmente niente, assolutamente niente, probabilmente l'unica colpa della collega è la, di essere divata della Lucania. Di lavorare a Vallo della Lucania e di essere anche un'importante e famosa professionista nel suo settore. Perché strumentalizzare il tutto questo? Perché usare una diceva, anche una, una querella verbale nella quale non c'entrava, in una situazione totalmente differente. Perché Iavarone, per questo, deve riflettere, deve totalmente riflettere, perché io credo che a Iavarone in pochi riescono a farlo riflettere. È uno di pancia, di getto, di stinto incapsulato nel suo pensiero, non si apre purtroppo, lo dico in maniera, diciamo, quasi amicale, non sono amico di Avarone. E prendo le distanze dal suo modo di fare, perché chi non fa rispettare l'articolo 21 della Costituzione, a mio avviso, è, francamente non può essere mio amico né tantomeno lui voglia essere, per carità, però è un consiglio, anche per il futuro, visto che lui è attentamente, perentoramente impegnato in attività importanti. La toppa è peggio del buco. Sarebbe stato giusto fare quel tipo di filmato dicendo quello che era successo, non cercando di giustificarsi per non aver fatto rispettare l'articolo 21 della Costituzione. La Costituzione dice apertamente, la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Questa è la mia riflessione, a me tutto il resto non mi interessa. Il preside mi può definire in tutti i modi perché fra l'altro fa confusione tra la, la, la mia, diciamo, il mio episodio con l'assistente donna e il fair play, che è tutta un'altra cosa, cioè strumentalizza anche quello, è, è tutta un'altra cosa. E anche questa mia, diciamo, concettura, Vedrete Molinaro, non Molinaro, perdono, uh, Iavarone, la interpreterà a in modo suo. Ma chi è terzo? Farà altri giudizi, da altri giudizi. Quindi, per il futuro, Iavarone si dia una regolata. E eh, sì, più aperto verso chi ha il ruolo di diffondere le notizie. Ripeto: la cosa più discordante è stato richiamare l'attenzione su un fatto che non c'entrava proprio, che è capitato nel passato. Adesso passo a Molinaro, perché anche a lei devo dare delle risposte. Però devo fare anche un, una precisazione in proposito. Perché poi io... Conoscevo poche niente di questa vicenda, per esempio Molinaro non la conoscevo proprio, mentre conosco benissimo il sindaco Antonio Sanzone, al quale ho invitato a candidarsi ad Agropoli per la bontà del personaggio, per la serietà, per la bravura. Ci mancherebbe altro. C'è grande stima con il. c'è grande stima con. Con il, preside, con il sindaco Sansone, grande stima, devo dire. Però una cosa le devo, devo dire, mi viene di dirla. Quando ho rivisto appunto quell'articolo che io avevo fatto, era in seguito ad una lettera dell'ex sindaco Aloia. Poi faccio un rapido flashback di quello che era successo l'altra mattina e mi accorgo. Che Molinaro è l'assessore della pubblica istruzione, come lei aveva detto, il sindaco Sansone, che ha vinto le elezioni contro il vice sindaco di Aloia, che aveva fatto dieci anni. qua, se uno più uno fa due, che è successo? Allora Molinaro è insegnante della scuola dove fa il dirigente scolastico. Iavarone, um, <ride> se uno più uno fa due, vorrà dire che è un dirigente scolastico che, quantomeno per stima, ha dovuto, dico, in campagna elettorale, credo, eh, appoggiare Molinara o la sua co coalizione. Ma non c'è nulla di male. Allora mi, 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 mi viene il dubbio. La diatriba con la aveva anche uno sfondo politico? Boh, non lo so. A questo punto mi viene di fare qualsiasi, qualsiasi idea, vabbè, ma sono situazioni politiche interne, eh, magari anche plausibili, giuste, non lo so. Però, sai, pensare in un certo modo poi difficilmente ci si, si sbaglia. Allora, veniamo alla Molinaro, la quale ha fatto un bel comizio. Cioè, da insegnante si è trasformata in politico. Vabbè, ci sta. Ha detto che aveva in mano una lista. È vero. Aveva in mano una lista dove probabilmente c'erano degli accrediti o degli invitati o delle persone che dovevano entrare. Ha detto che non c'era nessun accredito della stampa, ha detto lei. Però la Molinaro non può nascondere che lì si entrava e si usciva senza permesso. Devo fare qualche nome. Il povero Nicola Salato, Salati ha detto che era della stampa e non l'hanno fatto entrare. Se Nicola Salati andava là e diceva devo assistere, entrava cioè, questa chiusura verso la stampa è, è credo è, è discutibile. Questo voglio dire a Molinaro, la stessa Molinaro diceva: Vessi, che non si è presentato, e non è vero, ho detto solo di canale 5TV.it. Se forse dicevo sono Vessicchi che voglio assistere, forse mi facevano entrare. Questo deve chiarire questo aspetto. Molinaro non può dire una cosa per un'altra. Ho già chiarito che non ho mai offeso, ho detto state, state tenendo un atteggiamento fascista, non ho detto siete fascisti. Poi proprio. La Molinaro rileva il fatto che io abbia detto chiaramente e non sono qui per fare le interviste. È la verità. Avevo concordato l'intervista con Gravina il pomeriggio, ero lì per altro, non per quello che la stessa Molinaro avrebbe anche sotto che io fossi. È vero, io la mattina ho titolato che ad Agropoli e a Vallo ci potevano essere delle contestazioni per Gravina in seguito alla vicenda della Juventus. Ma. Ho detto chiaramente che c'erano dei club piuttosto che degli ultras che mi avevano scritto andremo davanti alla scuola, nella scuola, davanti al cineteatro. E io ho detto questo, poi non ci sono visti per fortuna non era il caso. Ho riportato un fatto, cioè, fa tanto specie che io abbia riportato. Un fatto giornalistico, cioè si vogliono fare le pulci anche ad un'attività giornalistica, un processo alle intenzioni chiarissimo. Eh, eh, ma Molinaro deve informarsi bene con chi ha a che fare, deve informarsi. Anche perché basta che chiede a Nicola Botti, che è in giunta con lei, basta che chiede al sindaco Sanzone. Cioè, hanno voluto alzare un polverone di cui sono rimaste vittime, vittima tutte e due. Perché chi, cioè a me me ne importa di quello che mi dicono, di quello che fanno, ma me ne importa proprio. Perché io ho i mezzi a disposizione per contraddirli in tutte le sedi, tutte le sedi. Ma dico così proprio per azionare il loro modo di vedere e di agire. La mia non è una intimidazione giudiziaria, ma se dovessi ricorrere alla magistratura non si devono meravigliare. Perché? Perché un giornalista come me, opinionista, conduttore, come volete chiamarlo, non è sprovveduto. E soprattutto quando va a delle manifestazioni dove ci sono persone molto importanti, non posso essere certo sprovveduto. Per cui quello che si è detto e si è fatto, cioè non è successo nulla, per carità, hanno solo agitato un polverone per dire no alla stampa. È tutto, è tutto raccolto nella mente, perché lì grazie a Dio, C'erano anche altre persone. Poi la città, piuttosto che dei sindacati, hanno fatto, hanno fatto chiaramente ehm, dei comunicati. Le cose. A me non mi interessa, per carità. Non so se hanno fatto e bene e né male. Certo, il collega... Nicola Salato è rimasto mortificato per quello che è avvenuto e gli esprimo la solidarietà come lui ha fatto con me perché negare um, di poter affermare pubblicamente un momento così bello e importante per il quale la scuola i relatori della, dei progetti in atto, in essere, va elogiata la scuola sotto questo aspetto. Lo stesso dirigente scolastico, gli insegnanti, tutto il contesto, perché far venire a scuola un presidente federale, un procuratore capo e altre eccellenti firme è, è un fatto molto positivo, molto positivo. E di questo gliene dobbiamo dare gioco forza atto. Il problema è che non fanno entrare la stampa e alzano anche il polverone. Noi invece pensavamo che attraverso il comizio che hanno fatto nel. Nel, diciamo, nel fare quella, quella trasmissioncina, una bella sigla, mi è piaciuta molto la sigla e complimenti a chi l'ha scelta, pensavamo a delle scuse, alla stampa, agli organi di stampa e soprattutto a chi non ha potuto ascoltare e leggere l'importante momento. Invece le scuse non sono arrivate. Sono arrivati arrampicamenti sugli specchi per dimostrare che avevano fatto bene e che avevano tutelato la privacy degli studenti. Bene, dico al Morinaro in diretta quasi in diretta sul web sono girati foto, immagini e altro. È anche un fatto giusto. Oggi con i social e con la comunicazione che c'è è davvero molto difficile che degli argomenti non vengano trattati, soprattutto importanti come questi. Ma lì eh, eh, è difficile poi controllare, ecco perché la vittoria di Pirro contro la stampa di non aver fatto entrare appunto gli organi di stampa, è soltanto, ripeto, una vittoria di Pirro: perché ad essere sconfitta, è la Costituzione, da una scuola ci sembra particolarmente poco educativo. Grazie a tutti quanti voi.